Oggi assisteremo, a seguito di un evento sismico di media entità, all'evacuazione di un plesso scolastico sito in una provincia ad alto rischio tellurico. Siamo agli inizi del mese di giugno ed i ragazzi si preparano ad affrontare una delle ultime giornate di scuola di questo anno accademico. Ogni scuola deve munirsi di un proprio piano di evacuazione, essendo questo uno strumento essenziale dove specificare e pianificare tutte le operazioni da compiere per poter permettere in casi di emergenza un esodo ordinato e sicuro, oltre che per definire i compiti dei singoli occupanti dell'edificio scolastico. Dobbiamo fare un caso pratico, vediamo un po'. Se io scrivo z uguale x al quadrato y più xy più y al quadrato, dovresti calcolare le distanze. Dai qui, busti, forza, Va bene, dai! Al verificarsi di una scossa di terremoto, tutti gli occupanti devono individuare un riparo e raggiungerlo nel più breve tempo possibile. In palestra, come in bagno, ci si porta a ridosso di una delle pareti, o meglio, di un muro portante, comunque distanti da vetrate o da oggetti che possano cadere. Gli alunni che sono in aula cercheranno protezione sotto i banchi e per quanto possibile cercheranno di riparare le parti vitali del corpo come la testa e il dorso. Anche gli insegnanti, contiguamente all'ordine di rifugiarsi sotto i banchi, dovranno cercare protezione sotto la cattedra o in uno spigolo dell'aula. Osservate la corretta posizione da assumere proteggendosi sotto un comune banco. Superata la scossa, ci si prepara all'evacuazione delle aule e in generale del plesso scolastico. È importante non abbandonare le aule singolarmente e comunque non farlo prima della segnalazione di evacuazione, di solito emanata da un particolare suono della campanella o da una sirena o in caso di mancato funzionamento dei sistemi elettrici da un ordine verbale. Ragazzi, il terremoto è terminato, prepariamoci all'evacuazione. I ragazzi aprifila si pongono nei pressi della porta di uscita e tengono per mano gli altri coetanei formando una catena ordinata. Chiudono la catena i ragazzi serrafila. Gli allievi aprifila, in attesa del segnale di evacuazione, ripassano il tragitto delle vie di fuga. Il docente deve avere cura di prendere con sé il registro di classe. Mentre nelle aule ci si prepara all'esodo, il preside e i preposti controllano che le vie di fuga siano sicure e libere da ostacoli. Solo dopo questo accertamento sarà emanato l'ordine di evacuazione. Vittorio, diamo un'occhiata, vediamo se le scale possono essere agibili. Che dici? Sono la sirena. D'accordo. Così magari escono tutti. Per garantire una certa libertà di movimento è necessario lasciare in aula tutti gli effetti personali, ad eccezione degli abiti pesanti che sono da indossare solo nel caso siano a portata di mano e ci si trovi nel periodo invernale. Una volta avuto l'ordine di evacuazione, ci si trasferisce verso i punti di raccolta mantenendo la calma, in fila indiana, costeggiando le pareti e procedendo in modo ordinato, ragionato e possibilmente senza schiamazzi. Calmo. Calmo. Calmo.
personale incaricato si preoccupa di togliere l'energia elettrica, di chiudere eventuali valvole del gas e dell'acqua e di porre in sicurezza la centrale termica. Se la campanella o la sirena sono alimentate unicamente dalla rete pubblica, l'energia va tolta solo ad avvenuta evacuazione. Macina, Mastro Iago. Una volta raggiunto un luogo sicuro, di solito già stabilito dal piano di evacuazione, le classi si dividono in gruppi e gli insegnanti iniziano l'appello. Di Siena, presente. Fabiani, Festuccia, Festuccia, dimmi. Fabiani era andato al bagno. Come è andato al bagno? Fabiani, ma possibile che non è tornata ancora? Forse stava fumando. Oddio, come facciamo? Vediamo di continuare l'appello e poi cerchiamo di trovarla. Speriamo che non sia successo niente. Mancini, Marignetti, veloci ragazzi che dobbiamo vedere che cosa è successo. Onofri, Panfilo, Paolo Emili, Papale, Pasqualetti, Renzi. Signora, presidente. Allora mi dica chi manca qui? Purtroppo, preside, manca un'alunna, manca Fabiani. Ma nell'altro gruppo avete no, visto? No, abbiamo già guardato. Fabiani, tu sai, tu e l'hai forse vista? Stavano dicendo che è rimasta in bagno. No. Era andata in bagno, era uscita un attimo. Andiamo a cercare. Allora, se tu finisci poi chiama subito l'ambulanza, andiamo a vedere dove. Noi andiamo a cercare. Il preside e i preposti intanto si preoccupano di girare tra i gruppi per recepire informazioni su eventuali allievi mancanti. Meghelli. Nel caso di alunni assenti all'appello si iniziano le ricerche e vengono chiamati i soccorsi. Santoni. Pronto? Buongiorno, senta, sono un insegnante dell'istituto commerciale e dopo la scossa abbiamo avuto probabilmente dei problemi perché cerchiamo una ragazza e non la troviamo. Pensiamo che abbia avuto un incidente, quindi per sicurezza è meglio che veniate subito. Purtroppo alcuni calcinacci hanno colpito Lucia alla testa, procurandogli alcune escoriazioni e la perdita momentanea della coscienza. Gli operatori della Croce Rossa rassicurano gli insegnanti informandoli che fortunatamente Lucia non sembra avere nulla di grave, a parte delle vistose ferite al volto. Anche i ragazzi vengono informati che Lucia non ha nulla di grave e così la terribile esperienza si trasforma in un momento di gioia e di consapevolezza di superato pericolo. Questa volta è andata proprio bene, grazie anche alla dimostrata calma e preparazione di tutti gli interessati. Ma ricordate, quando è necessario, sotto i banchi, ragazzi,